Massimo Marianella, come vede il campionato italiano alla luce del risultato delle Final Eight, che è stato a dir poco sorprendente? Ho finito di sanguinare poco fa per come è andata in Coppa Italia, onestamente. Non me l'aspettavo, come tutti credo, anche perché era un obiettivo importante. È successo, bisogna voltare pagina, lo sport è anche questo, è fatto anche di capitoli negativi. Io credo che questa squadra abbia le potenzialità per farci, io dico sempre al plurale, levare tante belle soddisfazioni ancora, anche in questa stagione. Non dimentichiamo che le premesse all'inizio dell'anno non erano neanche questa, non erano di grande soddisfazione. È diventato così l'anno perché la squadra ha giocato bene, perché è stata costruita bene, quindi siamo secondo me un gradino più avanti di quello che forse era lecito attendersi, quindi continuiamo così e vediamo di arrivare due gradini più avanti. Adesso, a proposito di gradini avanti, si va a Ulm per una partita, diciamo, importantissima per il risultato dell'anno. Fondamentale. Una partita fondamentale, io sono ottimista, ma io sono sempre ottimista nella vita e a maggior ragione lo sono per la mia squadra, per il Cantù. Io penso sempre che il bicchiere non è mezzo pieno, mezzo vuoto, è tre quarti pieno il mio. Io credo che questa squadra ce la possa onestamente fare, non sarà facile, perché non è facile, anche per considerato l'avversario, ma è una squadra che ha carattere, Cantù, è una squadra che, se cancelliamo da... tante belle cose positive, io ci credo molto. Grazie mille. A voi, ciao.